Ciao a tutti amici del Lettore Medio, io sono Claudia. Oggi sono qui per parlarvi di una lettura che mi è piaciuta veramente tantissimo. Si tratta di Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson, edito da Rizzoli. È un romanzo giallo young adult che mi ha fatto veramente emozionare e mi ha coinvolto tantissimo nelle indagini della protagonista Pippa. Pippa, anche chiamata Pip dagli amici, è una ragazza che frequenta l'ultimo anno del liceo in Inghilterra e sta scrivendo un saggio extracurriculare, che riguarda una misteriosa scomparsa avvenuta nella sua città 5 anni prima, quando lei aveva soltanto 12 anni. A scomparire è stata la ragazza più popolare della scuola, Andy, che appunto non è mai stata effettivamente ritrovata e accusato della sua scomparsa barra omicidio è stato il suo all'epoca ragazzo Sal. Sal, che è un ragazzo di origine indiana che poi per il senso di colpa, o così si pensa, si è suicidato e quindi il caso è stato chiuso in questo modo. Ma Pippa conosceva Sal, sapeva che era una persona gentilissima e non avrebbe mai fatto nulla di simile e quindi è in realtà intenzionata a scoprire cos'è successo. Per questo motivo Pippa si rivolge proprio al fratello di Sal, che si chiama Ravi. Anche Ravi è convinto dell'innocenza del fratello, nonostante all'epoca dei fatti fosse troppo giovane per fare evidentemente qualcosa per aiutare il fratello. Ravi è dispiaciuto perché ovviamente gli manca il fratello, ma anche perché la famiglia, in seguito a questa grave accusa di omicidio e suicidio, è caduta in disgrazia, viene evitata dalla gente, viene insultata dai concittadini e ovviamente lui ha anche molta difficoltà a costruirsi un futuro. Decide quindi di accettare l'aiuto che Pippa gli offre, per risolvere il caso e quindi i due insieme cominciano ad indagare e devo dire le indagini che seguono in questo romanzo sono veramente molto coinvolgenti. Io solitamente non leggo romanzi gialli perché indovino il colpevole con troppa facilità, visto che guardo un sacco di serie TV gialle e quindi di solito mi annoio perché indovino subito. Invece devo dire che questo romanzo è riuscito comunque a sorprendermi. La semina degli indizi è veramente ottima, l'autrice è stata molto molto brava, ma soprattutto è stata brava a intessere le relazioni tra i personaggi, a farci conoscere ogni personaggio, anche se per poco, ma dicendoci appunto abbastanza per inquadrare la situazione. E ho apprezzato tantissimo il modo in cui viene anche elaborata l'amicizia che si va a instaurare tra Pippa e Ravi. E diciamo si è sviluppata in maniera molto naturale e arrivata alla fine devo confessare che non potevo evitare di fare insomma una piccola ship, un piccolo tifo per loro perché diventassero qualcosa di più. Però comunque al centro ci sono sempre e comunque le indagini, indagini che si sono svolte veramente in maniera brillante. Sarebbe fantastico avere una miniserie realizzata su questo libro perché veramente ce la vedo benissimo. L'autrice è molto brava proprio a descrivere queste scene d'azione che si vedono, ma anche scene riflessive che sono ovviamente utili ad indagare su cosa è successo. E a proposito di scene, avrei invece preferito che i capitoli fossero strutturati e soprattutto chiusi in una maniera un pochino più accattivante e precisa. Ho come l'impressione che l'autrice sia ancora un po' inesperta su come si chiude veramente un capitolo. Molto spesso, infatti, chiudeva i capitoli mentre i personaggi stavano ancora dialogando e la scena non era conclusa e riprendeva poi il discorso nel capitolo successivo.
finivano, diciamo, in maniera un po' anticlimatica, che stonava con l'andatura del romanzo, che invece è veramente ottima. E questo è un ottimo romanzo che scorre veramente molto bene. Io non volevo lasciarlo andare, volevo saperne di più, e infatti non vedo l'ora di leggere il secondo volume, perché sì, ci sarà un secondo volume che esce a novembre 2022. Questo romanzo è autoconclusivo, quindi non vi preoccupate, avrete tutte le risposte, vi sentirete super soddisfatti alla fine del romanzo, ma nel secondo volume ritroveremo Pippa che indaga però su un caso completamente nuovo, un po' come se fosse una serie TV, e io già non vedo l'ora, devo essere sincera. Ecco, io non aggiungo altro perché ho veramente paura di fare qualche spoiler involontario e di rovinarvi il piacere di questa lettura, che è veramente molto molto appassionante. Davvero ve la consiglio, e ve la consiglio anche perché non soltanto appunto è comunque una storia coinvolgente, con qualche momento anche divertente tra Pippa e Ravi che si fanno insomma delle battutine così, sono molto carini insieme, ma ve la consiglio anche perché c'è di sottofondo una sorta di critica sociale, no? Vedere come questa cittadina buonista, per la maggior parte appunto di bianchi, tratta questa famiglia di immigrati che poi è anche associata ad un crimine, e quindi ovviamente poi si fa il paragone invece con le persone vere coinvolte in questo crimine, sia direttamente sia indirettamente, che però sono bianche e quindi hanno un trattamento del tutto diverso. È una cosa che resta sullo sfondo, forse avrebbe potuto essere portata a galla di più, però io comunque l'ho trovata equilibrata e gestita bene, visto che comunque al centro ci devono comunque essere le indagini. E quindi niente, io spero che lo leggerete, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate. Io vi saluto e spero di rivedervi presto per una nuova recensione. Un bacio!